Mister, è stata una sconfitta per 3-2 contro San Benitese, un Riccione che è rimasto in gara e ha rimontato più volte la formazione ospite e poi quel gol allo scadere che proprio non ci voleva. Rimasto in gara ho dei dubbi sulla formazione. Cioè, ha fatto la gara, cioè nel senso ha fatto la gara. Noi dopo 3 minuti abbiamo messo 2-0, abbiamo avuto due occasioni clamorose da finalizzare. Poi siamo stati bravi nell'errore grossolano che abbiamo fatto sul primo gol a stare dentro la partita e bravi a rimettere in piedi una partita difficile con una squadra importante, e trovare il 2-2 e poi a volte tra fortuna e sfortuna, anche se la partita è durata 1 minuto in più e non so perché la partita ha 4 minuti di recupero e la partita era finita. Se poi a volte bisogna far vedere che facciamo, allunghiamo e tutto, a San Benedetto la partita finiva al 94esimo. Cosa è successo alla fine sia in campo per quanto riguarda forse una disattenzione sul gol preso e fuori? C'è stato un contatto con i tifosi ospiti, che è successo? Intanto i tifosi ospiti. Abbiamo visto i tifosi un pochino, insomma, lamentarsi, ha fatto qualcosa? Lei? No, fa parte del calcio, cioè nel senso, visto che sono stato mandato a fanculo solo perché gli avevo detto di stare tranquilli e calmi, cioè nel senso, alla fine abbiamo spaventato la San Benedettese, mi giro le balle perché spaventata non ci bastava, volevamo fare il risultato, però per quello che riguarda rispetto, tifoserie, non c'è stato niente di che. Il gol è stato una palla buttata dentro, a volte capita, poi fuori gioco, non fuori gioco, non lo so, quello recrimina un po' per questo minuto di recupero in più che non ci stava. C'è veramente grande rammarico perché comunque quando riprendi una partita così contro una squadra che lotta per un obiettivo importante, quello di vincere il campionato. Noi volevamo dare continuità a questi 6 risultati utili e a quel punto avevamo già, dai, diciamo questo mezzo sorriso di avercela fatta e di portarla a casa. Ora, così a mente calda, ricordo addirittura sul 2-2 abbiamo avuto anche una punizione laterale, se non sbaglio mancava pochissimo alla fine, dove il loro portiere ha respinto e dove c'è stata una palla, abbiamo battuto una rimessa laterale dall'angolo, vicino all'angolo e ritrovarsi a battere una rimessa laterale al 90esimo. E poi raccontare di aver perso la partita sinceramente fa male, a prescindere che loro lottano per un obiettivo, ma comunque il pareggio era alla nostra portata e ce lo meritavamo, quindi c'è grande rammarico. Raccontaci il tuo gol che con una finta hai fatto fuori tre avversari e Sì, poi l'hai messa all'angolino. lì ho visto che, proprio visto che era l'unico modo per liberarmi per calciare con il destro, era quella la giocata, mi è venuta in mente e l'ho fatta appena avuto questa intuizione qua. Chi lo vince il campionato? La Samp o il Campobasso? Dai, Buttane una. buttane una. Anch'io ho giocato per vincere i campionati e quando sei lì alla fine, l'anno scorso l'ho persa 3 giornate dalla fine. Si ha Quindi, qualcosa in più, secondo te? io, guarda, io essendo arrivato comunque in queste ultime 7 partite, ho giocato solo contro la San Benedettese, è sicuramente una squadra forte, attrezzata, ma lo stesso vale per il Campobasso perché comunque le immagini le guardiamo, sarà una lotta bella fino alla fine. Grazie. Ultima domanda, Andrea, ma come ripartite in settimana dopo No, questa ripartiamo con entusiasmo perché comunque la squadra è viva, la squadra ha dato del filo da torcere alla San Benedettese perché comunque 2-2 averla persa all'ultimo vuol dire che la squadra è una squadra in palla, come sta dimostrando questi risultati, c'è cioè da lavorare, da migliorare delle attenzioni perché comunque se prendi questi gol sono errori di attenzione, vanno migliorati perché poi ci comprometti le partite. Per fare una crescita ci vogliono tutti questi passi in più e ci vogliono per ottenere un obiettivo. Intanto c'è da ottenere la salvezza, se poi vuoi qualcosa in più e questa mentalità qua il mister ce la sta trasmettendo e deve scattare dentro di noi perché ci sono le qualità per poter ottenere un qualcosa in più. Alex, te l'aspettavi poi alla fine di strappare questa bella vittoria? Sì, dai, cioè, era un po' troppo tempo che ci stava girando male, anche la partita scorsa. L'unico tiro in porta che abbiamo preso gol, eravamo venuti qui fiduciosi. Sapevamo che incontravamo un'ottima squadra e sapevamo che sarebbe stato deciso su dei dettagli. Siamo stati bravi a portarci quell'ultima fase della partita dalla nostra parte, quindi secondo me è meritata. C'è stata forse una reazione in più rispetto a quello che è mancato a Fossombrone? Sì, secondo me eravamo un po' arrabbiati, frustrati, perché comunque
per 180 minuti abbiamo concesso veramente poco in queste due partite, e trovarsi sempre con due punti invece che con sei è stato un po' un colpo basso, diciamo. E quindi secondo me verso la fine di questa partita qui abbiamo dato veramente tutto, abbiamo dato. Ma forse era un po' meno molle tipo Sombrone la Sand oggi? Ma io partirei parlando magari di Fossombrone, che magari inconsciamente abbiamo un po' mollato la presa, invece oggi sapevamo che incontravamo una grande squadra e quindi dovevamo dare ancora di più, e su ogni duello dovevamo riuscire a vincerlo. È stata una bella partita e secondo me è meritata la nostra vittoria. Quanto è il merito del pubblico in questa vittoria? Beh, sicuramente giocare in casa tutte le partite sicuramente è bello e ti sprona a dare magari quella percentuale in più su ogni palla, su ogni minuto, quindi sicuramente ci ha aiutato tanto. Su due gol subiti forse si poteva fare un po' meglio, soprattutto sul secondo che con una finta ha saltato tre uomini. Sì, potevamo fare meglio, però anche qui appena concediamo un millimetro la paghiamo. Cioè, due occasioni in 180 minuti, abbiamo preso tre occasioni in 180 minuti, abbiamo preso tre gol. Questo è un po', cioè, per questo c'è un po' di rammarico, dovremo lavorare, dovremo curare ancora meglio il dettaglio, però ci siamo e lotteremo fino alla fine. La linea della squadra nel secondo tempo era un po' abbassata. Sì, beh, è normale, abbiamo speso tanto, abbiamo trovato un terreno di gioco diverso dal solito. Loro comunque erano un'ottima squadra, palla libera, magari i loro difensori, noi avendo due attaccanti così forti da marcare, magari ci prendevamo qualche metro in più per coprire un po' di più la profondità, quindi ci poteva stare, anche perché non abbiamo quasi mai subito niente. A parte quei due gol, io non mi ricordo altre occasioni pericolose, ecco. Va bene? Grazie.